Ma guardi, la medicina, i maggiori e più autorevoli medici, non solo italiani, ma anche mondiali, sono molto critici verso questa gestione della campagna vaccinale, che non significa essere Novax, perché nessuno ha mai detto né che i vaccini siano inutili. Chi sono questi principali medici? Perché io li ospito tutti i giorni, i medici, non me l'ha mai detto nessuno. Sono ma tutti guardi, pro campagna vaccinale. Uno dei più famosi è lo scienziato Malone, che è stato uno dei principali ricercatori proprio dei vaccini a mRNA, ma ce ne sono tantissimi. Io conosco anche medici italiani che purtroppo lavorano negli ospedali, sono vaccinati e in maniera del tutto riservata e nascosta manifestano la loro preoccupazione per come si sta conducendo questa campagna vaccinale. Quindi a me mi vengono a dire le balle in televisione in maniera non riservata, perché io non lo so, a me tutti i giorni li intervisto. Oggi un medico che critica i vaccini pubblicamente viene radiato dall'albo. Questo è lo stato in cui versa il nostro paese. Non c'è libertà di espressione, di manifestazione del proprio pensiero. E laddove un medico osi essere critico viene immediatamente delegittimato, attaccato. Facciamo una cosa, faccia parlare con la professoressa Salmaso, ecco, domani ci dice la verità. Ci vogliono che venerdì non vogliono andare a lavorare, non sono vaccinati. Bene. Sono arrabbiati perché corrono il rischio di non prendere lo stipendio alla fine del mese. Bene, facciamo il contrario. Offriamo loro 5.000 euro se si vaccinano, si dichiarano di aver paura. Gli diamo 5.000 euro e ti posso garantire che il 99% di loro si vaccina. Non ho dubbi. È una vergogna questa. Allora, Donato, prego, può rispondere. Poi mi dite della Morani, quando potete. Ho una risposta. No, io vorrei dare, Donato, poi torno anche da lei. Conti, lei è un fiume in piena. È vergognosa questa proposta, mi perdoni. Prego, Donato. È vergognosa questa proposta, perché significa dare un prezzo alla libertà di scelta, alla libertà delle persone di decidere per il proprio corpo. Io ricordo che il trattamento sanitario obbligatorio in Italia è riservato soltanto a casi eccezionali previsti dalla legge. Rifiutino i soldi, con delle garanzie. Cosa? Che ha detto? Rifiutino i soldi. Qual è il problema? Ma certo che rifiutano i soldi. Ma guardi che non rifiuteranno nessuno, il 99% si vaccinerà. Lei si deve vergognare di quello che sta dicendo. No, allora, no, assolutamente. Sono orgoglioso di quello protesta, che dico io. Ci sono anche i vaccinati. Ci sono anche i vaccinati che protestano. Perché qui è in gioco. Sono in gioco mi i diritti sente fondamentali. La io parlo di vaccino, non parlo di Green Pass. Costituzionali fondamentali. Un attimo solo, non perdonatemi. Non faccia confusione tra vaccinare e Green Pass. Fermatevi un attimo. Io mi limito semplicemente a dire che sono vaccinata con Pfizer e spero di avere la terza dose a novembre. Grazie ai vaccini abbiamo svuotato le terapie intensive e i reparti degli ospedali in Italia. Grazie ai vaccini abbiamo ripreso tutti quanti le nostre libertà. Grazie al vaccino l'Italia è in ripresa economica esplosiva, come abbiamo sentito. Grazie al vaccino abbiamo neutralizzato la variante Delta, che sta affliggendo invece tanti paesi del mondo che non hanno fatto una campagna vaccinale importante come la nostra. Per cui sentire ancora questa discussione, questo dibattito è avvilente, ma è avvilente soprattutto per tutte quelle persone che sono morte, per tutti i loro familiari, per tutte le persone che hanno perso il lavoro, per tutte le persone che sono state a lungo senza uno stipendio. Quindi io vorrei dire alle persone come l'ha Donato di smetterla e di fare un servizio alla propria nazione, che dovrebbe rappresentarla in Europa, in Europa, e di aiutarci nella campagna vaccinale, perché tutto quello che si sente sono tutte falsità. E i dati di senta Donato, aspetta, io sono parlare, stata in silenzio e ascoltando, abbia la buona educazione di ascoltare anche me. Stava zitta, sono Donato. Stata 35 minuti in silenzio ad ascoltarla. Donato, quando lei parlava la Morani stava zitta, restituiamole il favore. Ma se si rivolge a me io devo rispondere, però, perché se mi la farò di rispondere falsità, ovviamente. E quando sarà il suo turno risponderà. Faccia finire che la farò rispondere certamente.